Buongiorno a tutti, oggi martedì 15 gennaio 2019, video dal titolo Moneta bancaria, criptovalute, qualità della vita. Prendiamo spunto dal video di ieri dove avevamo fatto notare come intuitivamente la quantità di denaro bancario pro capite creato in Europa potesse avere una correlazione con la qualità della vita. Abbiamo voluto verificare più approfonditamente questa asserzione. Siamo andati sul sito dell'OECD, l'Organizzazione Economica che ha sede a Parigi e che detta questo organismo economico le politiche poi da effettuare più o meno nella zona europea. Che fra l'altro ha sede in un castello che venne donato da un membro della famiglia Rothschild dopo la seconda guerra mondiale, eccetera, eccetera. Ne parleremo magari un'altra volta. E questo istituto di studi economici, questo think tank, pubblica un Better Life Index, cioè un indice appunto della qualità della vita nei vari paesi. E notiamo in basso a sinistra, cioè sotto al mio video, ho messo il grafico della creazione di denaro bancario pro capite in Europa in dollari USA e vediamo che straordinariamente l'ordine del grafico della creazione di denaro pro capite è sovrapponibile al Better Life Index dell'OECD. Con un'unica eccezione, che la posizione di Germania e Francia appare invertita nel Better Life Index. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che la Francia, nonostante che crei un po' più di moneta bancaria per abitante rispetto alla Germania, ha tuttavia una posizione invertita rispetto alla Germania per quanto riguarda la qualità della vita. Questo cosa può voler dire intuitivamente? Che la Germania, nonostante che ha una creazione pro capite leggermente inferiore alla Francia, tuttavia ha una maggiore spesa sociale, cioè un welfare superiore. E quindi questo spiega, guarda caso, anche indirettamente queste proteste che ci sono in Francia rispetto alla qualità della vita. E infatti, se andiamo a vedere sul Better Life Index, troviamo proprio che la Francia si situa a qualche posizione arretrata rispetto alla Germania, tenendo presente come centro il Regno Unito, che in tutti e due i grafici è a metà fra Germania e Francia e fra Francia e Germania. Ma a parte questa considerazione, che ci fa piacere vedere come con un po' di buon senso si possono dedurre delle conclusioni a cui arriva questo centro con centinaia di economisti, eccetera, che pubblica questi dati aggiornati sul suo sito internet, di cui dopo sottometterò il collegamento. C'è un'altra riflessione: se effettivamente la quantità di circolante bancario è correlata direttamente alla qualità della vita, quindi vuol dire che se volessimo per esempio portare l'Italia a una qualità della vita tipo Germania, per fare un esempio, possiamo calcolare quanto circolante manca. E il differenziale tra Italia e Germania è di 30.000 euro pro capite, quindi vediamo immediatamente che in Italia mancano 1.815 miliardi per arrivare di creazione monetaria, per arrivare a un livello paragonabile di stile di vita rispetto alla Germania. Bene, questo come si collega a questo discorso con le criptovalute? In modo molto semplice. Cioè, in pratica, se un governo italiano decidesse di introdurre una moneta complementare all'euro ufficiale,
creando una criptovaluta o semplicemente una moneta virtuale che gira su borsellini elettronici, avrebbe un indice di 1815 miliardi da raggiungere, un valore di 1815 miliardi, per assicurare che ci sia la moneta sufficiente per avere una qualità di vita paragonabile alla Germania. Ovviamente, se la decisione dovesse essere a livello di un comune, non si fa altro che prendere questi 30.000 euro di differenza, moltiplicarli per gli abitanti del comune e si ottiene una cifra, per esempio per Napoli, di 29 miliardi e mezzo che mancano per portare Napoli a una situazione tipo Germania. Per quanto riguarda Roma, abbiamo invece 86 miliardi e 200 milioni di euro equivalenti da creare. Quindi, per esempio, questa è un'indicazione perché il Comune di Roma potrebbe decidere di crearsi la sua moneta virtuale, il suo token con valore convenzionale 1 a 1 con l'euro, di emettere 86,2 miliardi e sarebbe tranquillo di non avere un'inflazione maggiore di quella che ha la Germania, ma potendo invece godere poi di tutti gli altri aspetti positivi che effettivamente una maggiore circolazione di moneta, che ricordiamo la moneta è come il sangue nel corpo umano, se ce n'è troppo poca c'è l'anemia e si può anche morire. Infatti vediamo che la Grecia, che ha un indice ba molto basso, praticamente la Grecia ha praticamente una quantità di moneta bancaria addirittura in meno della metà dell'Italia. Vediamo in che situazione sta andando. Questo vuol dire che quando si emette una criptovaluta a livello istituzionale, cioè per esempio un comune, una regione oppure uno stato, possiamo tenere conto di questo parametro per sapere a che livello vogliamo portare di benessere la zona in questione. Ovviamente ci siamo fermati al modello di riferimento della Germania. Se avessimo preso come modello di riferimento l'Olanda, per esempio, allora evidentemente la cifra era molto maggiore, cioè si sarebbe dovuto tenere presente di una cifra intorno a circa 70.000 euro pro capite invece che 30.000, e in questo modo avremmo portato l'Italia a livello dell'Olanda. Questo cosa vuol dire? Questa è una considerazione di macroeconomia che serve appunto per dire, ma se creiamo una criptovaluta, quanta ne possiamo creare senza raggiungere una quantità, diciamo, che potrebbe essere eccessiva? Beh, possiamo prendere appunto come riferimento la scarsità monetaria indotta dal sistema bancario in Italia e scegliere il parametro di riferimento a cui vogliamo arrivare. Senza bisogno di arrivare a livello svizzero, comunque l'Olanda potrebbe essere significativamente un'ipotesi raggiungibile. Potremmo inizialmente adeguarci alla Germania e poi arrivare fino al livello dell'Olanda, quindi cominciare con un'emissione di 30.000 euro equivalenti per cittadino per arrivare a 70.000 e non avremmo particolari conseguenze dal punto di vista monetario, negative intendo, ma anzi avremmo un innalzamento della qualità della vita. Senza bisogno di arrivare alla Svizzera, l'ho detto, perché se andiamo a vedere il Better Life Index, alla fine ci accorgiamo che qua i Paesi Bassi stanno qua, la Svizzera sta qua, quindi notiamo che fra Paesi Bassi e Svizzera non c'è una grandissima differenza di qualità della vita, e quindi questo fra l'altro ci riporta anche a una considerazione che c'è un limite, come vedete nelle curve, c'è un limite alla quantità di denaro che si emette per migliorare la qualità di vita, cioè a un certo punto la differenza fra Paesi Bassi e Svizzera non è così notevole in termini di qualità della vita. Però in termini monetari lo è abbastanza perché la Svizzera praticamente crea il doppio della quantità di moneta dell'Olanda, cioè dei Paesi Bassi. Quindi non vale la pena, diciamo, raddoppiare per guadagnare qualche punto sul piano della qualità della vita. Qualche
pochi punti, insomma. Ma sicuramente passare da una situazione in cui l'Italia è così arretrata, qua l'Italia la troviamo, dunque la troviamo qua, l'Italia, beh, rispetto appunto alla Germania o ancora all'Olanda, vediamo, vediamo, qui siamo in la Germania e l'Italia sta qua, quindi almeno a livello della Germania dovremmo arrivare, almeno 30.000 euro dovremmo crearli pro capite. E dico questo perché questa sarebbe la funzione delle istituzioni, quella di portarci a sviluppare il nostro potenziale, non rimanendo legati a politiche di un cartello bancario che ormai, diciamo, ha perso qualsiasi collegamento con la realtà quotidiana, con l'economia reale e che non è facilmente influenzabile, a meno che proprio di creare una banca pubblica come è stato fatto nell'unico stato degli Stati Uniti che è il North Dakota, ma diciamo molto più semplicemente, senza aspettare che il governo si decida a fare delle mosse ragionevoli, un semplice sindaco può calcolarsi quanti miliardi mancano nel suo comune per arrivare al benessere di uno stato come la Germania o come l'Olanda e decidere di dare ai suoi cittadini questa possibilità creando questa moneta, questo euro complementare scritturale su blockchain e dando ai suoi cittadini la possibilità di raggiungere un livello di vita dignitoso. Bene, questo è per ora quanto volevo comunicarvi. Vi lascio alle vostre considerazioni e ci vedremo nel prossimo video.